amministrativo su Facebook, le cose vanno diversamente, ma vedete, in questo momento ritardo con Maddalena, quello che dovrei vedere sempre di 2 millisecondi, non 500 millisecondi come mi ha visto a geologia l'altro giorno. Ok. Paolo. Avete domande? Avete domande? Dubbi? Ieri qualcuno mi ha fatto una domanda alla fine dell'ora, ho detto tornamela a fare domani, chi era? Lei. Ah, librerie POSIX, cioè intanto POSIX sono è lo standard e secondo me dovrei aver messo qualcosa a provare a guardare qua ho messo questo. Questo è un libro edito dall'Addison Wesley oppure direttamente scaricabile in PDF da qui. Infatti se lei fa qui, direi proprio sul libro, apre il libro, no, quello comunque è browse manuscript. E questo è un libro. Un libro bellissimo sulla programmazione di Unix che potete trovare dov'è? Secondo me allora non c'è, comunque se non è qua ve lo dico, lo trovo. Ho letto lì Stevens Advanced Program. Puoi spillare 300 fogli in un colpo. Quanti colpi? Ecco, questo è un libro bellissimo, è abbastanza corposo. L'unico problema è che, come vedete, l'ultima edizione risale al 92 perché Stevens è morto e adesso c'è il progetto per farne una nuova versione. Non ho guardato di recente che punto è, però questo è un bellissimo libro. Se andate alla biblioteca di matematica c'è sicuramente, quindi potete intanto consultarlo lì. Ok, altre domande? Ci siamo? Allora, cominciamo a parlare delle system call di Unix. Adesso servirà anche il terminale virtuale. Vabbè, sommario ci saranno tutte le varie system call.
per usare i servizi del sistema, il programmatore ha a disposizione del system call. Queste system call appaiono al programmatore come se fossero funzioni, ma in realtà la libreria sono assurdamente inserite nella libreria C, ma non sono parte della libreria C. Queste funzioni che voi chiamate come se fossero funzioni di libreria non fanno nulla, non fanno altro che mettere gli argomenti nei registri e poi causare una trap. E quindi, come abbiamo già visto nella parte teorica del corso, l'elaborazione viene fatta dal kernel. Quante sono le system call dipende dalla versione. E apriamo, forse ce l'abbiamo ancora qua, che bello. Se andate in user include ASM Unix standard, se avete una macchina Intel 3264, vedete, queste sono le costanti che vengono usate per chiamare le varie system call. Quante sono? Basta andare in fondo e vedere. Attualmente a questa versione sono 336 le system call riconosciute da Linux. Allora, quindi il numero dei lucidi deve essere anche, se volete, aggiornato, circa 70-200, 200 molto circa, perché avete visto 336. Molte di quelle system call che abbiamo visto in realtà sono system call obsolete che vengono mantenute per compatibilità passata. Se ci sono dei programmi che usano una vecchia system call, non me la potete togliere dal kernel, se no il programma smette di funzionare. Infatti questo si nota anche, perché se adesso vi faccio vedere quelle a 64 bit, vedete che il numero di system call arriva a 298, ce ne sono meno perché hanno evitato di rifare quello obsoleto. Un bel numero comunque. Sbagliato. Allora, le funzioni di libreria talvolta richiamano al loro interno le system call. Cioè, se voi chiamate la printf in realtà al suo interno chiama una write. Però non è una system call, chiama la system call. E invece ci sono funzioni di libreria, oppure funzioni di libreria completamente prive, che non usano system call, per esempio la string copy o la alpha to integer, ATOI in italiano, A2I, che fa semplicemente conversioni in memoria e non usa system call. La distinzione, questo l'abbiamo visto. Le une fanno codice, le altre invece chiamano servizi del sistema. Un altro modo per dire la distinzione è che una libreria la potete riscrivere voi in altro modo. Volete fare una libreria che faccia la A2I fatta da voi, non c'è problema, funziona ugualmente. Invece la system call
non la potete scrivere come codice utente. L'unica cosa che potete fare è anche voi fare la trap e chiamare il sistema. Quindi non ve ne potete dare implementazioni diverse. Un esempio l'abbiamo visto, malloc e free sono funzioni di libreria. Malloc e free non malloc e free in realtà usano delle strutture dinamiche, e l'abbiamo, ve l'ho anche spiegato come di solito fanno. Ok, così possiamo usare l'avanti. Usano strutture dinamiche per riciclare lo spazio che man mano voi allocate e rilasciate. L'unica funzione, l'unica system call correlata a malloc e free si chiama sbrk, che è un nome per nulla mnemonico. Suona come system breakpoint, punto di separazione del sistema. Perché? Cosa fa? Nello spazio di indirizzi logico, non fisico, del programma, ok? Voi sapete che c'è, se questi sono gli indirizzi bassi e questi sono gli indirizzi bassi, sono gli indirizzi alti, cioè il testo, dati, BSS, poi dall'altra parte cresce lo specchio. Ad un certo punto, dopo l'area dati, ci sarà un punto di fine della memoria. Punto limite della memoria. Heap sfrutta questa zona. SBRK cambia questo limite, sposta questo limite. Quando è malloc, scopre che non ha più spazio per darmi la per soddisfare la malloc che avete chiesto, chiede al kernel un altro blocco di spazio per poi gestirlo a pezzettini e darlo a pezzettini. Quindi la malloc raramente chiama la system call, ma talvolta lo fa quando non ha più spazio a disposizione. Questo vi fa vedere anche che molto spesso le system call sono nascoste dietro. Non troverete mai un programma che chiama la SBRK a mano. Non la vedete, uno lo può fare, però come vi ho detto, malloc e free non è quella della libc, non è l'unico allocatore dinamico su heap. Voi potete decidere di utilizzare altri allocatori dinamici che useranno la SBRK. Prof, scusa. Sì. La malloc, allora, quando restituisce null, significa che la SBRK non è uscita. Esattamente. Esistono dei limiti che vengono imposti alla quantità di memoria che un programma può allocare, specialmente se questo programma è stato lanciato da un utente non privilegiato, da un utente normale, non root. Si può stabilire quanta memoria può occupare ogni singolo processo. In tal caso cosa succede? Che la malloc, quando ha esaurito il suo spazio, ad un certo punto andrà a fare la SBRK, se è stato raggiunto il limite della quota, oppure anche per root, se è stato se è riempita completamente la memoria, ad un certo punto restituirà null, e questo, anzi, restituirà meno 1, e questo comporterà per malloc il valore di ritorno null. Vedete?
Nel processo utente c'è il codice applicativo, c'è la malloc che fa parte della libc, e nel kernel c'è l'implementazione dell'SBRK. POSIX. Che cos'è POSIX? POSIX è un nome, diciamo, un acronimo, ma in realtà rappresenta lo standard IEEE 1003. Voi conoscete tanti standard IEEE. IEEE non è altro che, potremmo tradurlo in italiano come l'ordine degli ingegneri americano. Ha una mentalità molto più aperta, non esistono professioni protette negli Stati Uniti, tanto che anch'io sono iscritto alle IEEE, non sono né americano né ingegnere, alla Computer Society dell'IEEE. Basta essere professionisti del settore. Ci sono dei gruppi che decidono gli standard servono per interoperare. Gli standard servono per tutto, servono per le prese di corrente, come per la presa per caricare il telefonino, no? Che recentemente l'Unione ha stabilito che dovrà essere la micro USB per tutti i telefonini. Peccato che adesso le varie case fanno le micro USB incompatibili. Provate con una, a me è capitato, ho preso l'alimentatore di mia figlia, Sony Ericsson, l'ho attaccato al mio Nokia e non carica, perché hanno fatto in maniera che riconoscano l'alimentatore, la spina è compatibile, ma hanno fatto in maniera che non siano compatibili con il protocollo. Basta una resistenza da direi 150 ohm e diventa compatibile, però l'hanno fatto apposta e non... va bene. Queste invece sono persone più serie, non lavorano per standard aperti e fanno questi standard. Quindi si riconoscono gli standard POSIX e gli standard IEEE perché sono sempre contrassegnati da un numero. Quindi avrete sentito parlare di 802.3, 802.11. Cos'è 802.3? 3. Poi si è evoluta nella Ethernet o Ethernet, come volete pronunciarla. 802.11 è il Wi-Fi. E poi vedete anche 802.3, 802 sulla rete, punto 11. Poi ci sono anche delle lettere. 802.11 A, B, G, N, a seconda delle versioni. 1003 è POSIX. 1003 stabilisce tante cose per far interoperare sistemi. Quello più importante è il punto 1, che è quello di cui parliamo adesso, cioè è lo standard per il system call. Poi c'è anche lo standard, quello punto 2, che è quello delle shell e delle utility. Nel 1003.2 c'è scritto che io non posso chiamare un sistema Unix POSIX se non esiste il comando ls, perché sennò anche nell'interoperare, nel dialogo con l'utente, negli script non funzionerebbe più nulla per cambiare directory, cd e così via. 1003.7 sono i tool di system administration. Parlando solo di quello che guardiamo adesso, vedete come c'era A, B, N per l'802.11, abbiamo anche le varie versioni del POSIX 1, l'originale del 1988, poi è stato aggiornato, nel 96 è stato aggiunto il supporto dei thread, i P-thread, POSIX thread. Queste sono le interfacce standard previste da POSIX. Vabbè, non è il caso
queste ve le leggete per conto vostro, poi man mano li vedremo. Questo è importante. Quando scriviamo le programmi in C, usiamo la libreria C, ma usiamo anche la system call POSIX. Come sono correlati questi due mondi? Allora, esistono delle chiamate che sono solo POSIX, delle chiamate che sono solo libreria C, ed esistono delle chiamate che sono addirittura nell'intersezione, cioè sono due volte standard, sono dichiarate standard sia dalla libreria C sia da POSIX. Per esempio, open è POSIX ed è una system call. FOpen è una funzione, però se vuoi chiamare il tuo sistema POSIX la devi avere. Quindi devi averla sia perché te lo chiede la libreria C, sia perché te lo chiede POSIX. Invece la funzione matematica seno è solo prevista dalla libreria C. A POSIX non gli importa nulla se il vostro sistema ha la funzione seno. Infatti esistono tanti sistemi embedded dove la libreria matematica proprio non c'è. D'altronde non ve ne importa niente di avere la libreria econometrica se dovete sempre controllare la lavatrice, no? Magari vedere il momento angolare della centrifuga. Vabbè. Scusi, sì. Il programmatore che chiama FOpen, visto che si usava in libreria C, ovviamente la system call non verrà mai attivata. Ma dov'è la read che è una system call? Dov'è la open che è una system call? È sempre nella libreria C. Quindi la libreria C provvede allo stesso tempo sia alle funzioni standard per il C, sia, quindi non esistono due FOpen, è la stessa FOpen, però deve esistere per due motivi, ma è una. Non è che ce ne siano due in due librerie diverse. La libreria C è una, fa la FOpen, ma deve esistere per due motivi diversi. Grazie. Allora, questo è importante. Perché non è molto chiaro. Vedete tante pubblicità dei sistemi in cui si dice: guarda che bello il nostro sistema, noi facciamo POSIX e qualcosa di più. Quel qualcosa di più è male, non è bene, ok? Perché tutti quelli che implementano POSIX e qualcosa di più vuol dire che hanno la compatibilità a senso unico, ciò perché POSIX funziona sui loro sistemi, ma se voi usate quel qualcosa di più, ciò che fate su quel sistema non si riesce a far migrare verso le altre macchine POSIX. Quindi quando si programma bisogna stare attenti quali routine si adoperano, perché se si usano le routine POSIX il proprio codice diventerà portabile tranquillamente. Se si usano quelle funzioni che sono state aggiunte in un ambiente o nell'altro, si crea codice non portabile. Quindi la parte portabile è quello che utilizza la libreria standard C e le librerie POSIX, o anche le librerie standard. Quelle che non sono funzionalità standard creano incompatibilità. È possibile mettere una definizione, e se avete un sistema operativo fatto bene, nei file di inclusione, se mettete quello, vi elimina tutte le definizioni di cose che non sono POSIX, e quindi vi segnala direttamente il compilatore che state facendo qualcosa di non portabile. Prima vi ho fatto vedere gli header file. Se guardate qualsiasi pagina di manuale,
questo è la famosa funzione time, quella che mi dà il tempo in secondi dal 1 gennaio 1970, il tempo standard di Unix. Nei lucidi eviterò di dire in quali header file dovete includere per usare la funzione, perché se guardate la pagina del manuale vi viene sempre detto in alto quale header file dovete usare. Quindi se volete usare questa funzione, file include, dovete mettere quella lì in alto. Tipi primitivi. Sì. Una curiosità, come è possibile per una macchina che non è connessa a internet riuscire a capire quanti secondi sono passati da un 1970? Non ho mai avuto la possibilità di vederlo, quindi non lo so, fare una cosa banale. È un modo per rappresentare il tempo, non è detto che sia esatto questo modo di rappresentare il tempo. Ma si parte da una base impostata nella macchina oppure... Allora, i sistemi quando fa... un sistema Unix quando fa boot legge l'orologio del sistema della macchina, e l'orologio del sistema della macchina è un comune orologio al quarzo messo nella motherboard e alimentato sempre da quella batteria al litio che c'è in qualsiasi piastra madre. Infatti se prendete in mano un computer che avete lasciato lì degli anni e lo riaccendete, scoprirete che l'orario è sballato perché la batteria si è scaricata e avete perso l'orario. Dopo, una volta che è partito, esistono dei meccanismi perché il sistema operativo può cambiare l'orario. Esistono delle chiamate all'hardware, quindi solita storia, indirizzi di bus, viene visto, in realtà questo viene spesso visto come una routine del BIOS, si utilizza il vecchio BIOS per accedere all'orologio e consente al sistema operativo di cambiare l'orologio del sistema. E nelle motherboard più moderne esiste anche il concetto di drift, di si può tarare anche la frequenza del tempo, cioè vedere quanto è, non come facevo io con le mie macchine virtuali, in maniera molto più fine. E ci sono dei servizi di rete, in particolare il servizio NTP, Network Time Protocol, che riescono a mantenere gli orologi allineati, aggiornati. Viene fatta una domanda in rete, viene risposto, ma viene fatta in maniera da poter stimare anche qual è il round trip delay, in modo da scalare l'informazione. E non solo, se avete un'implementazione buona di NTP e un hardware recente, se proprio non avete sballato l'orologio, tenderà a non spostarvi mai l'orologio con dei salti. Quindi se vede che è indietro qualche secondo, aumenta la velocità del clock, e quindi in realtà se guardate avete la velocità di scorrimento del tempo che è una spezzata. Dovesse essere andato avanti anche di un minuto, per un po' l'orologio va più piano. Perché ci sono dei programmi che smettono di funzionare se voi prendete l'orologio e lo portate indietro nel tempo. Per esempio Make. Se voi avete Make, l'orologio è avanti 2 minuti, lo scopre NTP, vi porta indietro 2 minuti e Make non funziona più. Perché voi aggiornate il file e risulta vecchio, no? Proprio per questo tende a non farlo mai. Però non pensiate che sono i secondi esatti dal 1970. È un modo per rappresentare il tempo, che è comodo perché in un 32 bit si va avanti, non lo so quanto, un secolo circa, e quindi hanno detto vabbè partiamo adesso per un secolo, qualcosa del genere, no,
forse un po' meno, 80 anni. Quando è che finisce il tempo di 32 bit di Unix? Credo 2036. 2036. Quelli dal 70 sono... 66. Vabbè, 60 anni, 70 anni, 66 anni. Vabbè. Ok. I tipi... storicamente i tipi di Unix nascono con la visione del mondo che c'era al momento in cui hanno fatto Unix. Per esempio dicevano che per i device bastano 16 bit, 8 bit di major number, 8 bit di minor number. Per gli utenti bastano 16 bit. Vuoi che esista una macchina con più di 32.000 utenti, perché uno serviva per altre questioni. Poi con l'andare del tempo anche il TMT, 32 bit, vuoi che Unix esista ancora nel 2036, chissà cosa avranno inventato. E con l'andare del tempo però si scopre che Unix è molto più longevo di quello che pensavano e che viene molto più utilizzato, cioè è necessario avere dei tipi di dati più ampi. Allora, la libreria, lo standard POSIX, per evitare che ci siano dei problemi in futuro, fa in modo che esistano dei tipi di dato definito per ogni tipo che volete gestire. Per esempio, avete visto prima nel manuale, non c'era scritto int long, ma c'era scritto time underscore t, il tipo del tempo. Perché? Perché quando prima del 2036 decideremo di mettere il time t a 64 bit, vuol dire che verrà cambiata la libreria, i programmi ricompilati sulle nuove macchine avranno il TMT a 64, ma il programma funzionerà senza cambiare un solo statement del sorgente. Se uno lì ci mette long, deve passare tutti i sorgenti a guardare dove ho usato il tempo, era long, lo devo mettere diverso, e così sarà per tutto. Il PID si chiama, cioè il tipo di dato che mantiene un descrittore di processo, l'identificatore di processo, si chiama PID underscore T, un utente UID underscore T, e così via. Ogni cosa ha il suo tipo. E non sbagliatevi quando programmate, anche se sapete che un intero non long, è un errore scrivere int long. Scrivete il tipo. Perché se prima parlavamo di portabilità fra macchine diverse, l'usare i tipi con il nome simbolico crea la portabilità nel tempo del vostro programma, l'adattabilità ai sistemi futuri. Vedete, clock tick, device type, l'insieme di descrittori di processi e così via. Si riconoscono tutti perché quasi tutti hanno l'underscore T in fondo, oppure l'underscore 7 se sono degli insieme. Ma è un caso che sia un meccanismo così lungimirante, oppure è stato fatto, cioè è molta fortuna, oppure... No, è stato studiato, cioè man mano sono stati fatti degli errori, ma man mano, dopo un errore, si scopre. Lo stesso C, il linguaggio di programmazione C, nasce per una riconsiderazione di un errore. Hanno fatto un sacco di fatica a portare il sistema da PDP-10 a PDP-11 e hanno detto mai più. Il giorno che si è scoperto che un tipo di dato non stava più nel limite, hanno detto facciamo meglio per il futuro, mettiamo i nomi ai tipi di dati in modo da non avere più questi problemi. Esistono un gran numero di valori costanti, magic number,
come vedi nel tempo sono stati stabiliti dei metodi per rendere sempre più portabili. Ancora oggi non è che sia tutto perfetto, ogni tanto si scopre qualcosa e lo metto uguale. Questa parte è un po' noiosa, la passiamo in fretta. A seconda del sistema dove lavorate, avete dei limiti, avete delle strutture dati che hanno delle capacità diverse. Gli stessi interi possono avere ampiezza diversa, oppure ci sono dei limiti come, che ne so, quanti sono gli argomenti al massimo che potete passare a un main. Dipende dall'implementazione che avete sotto le mani di Unix. Quanto è lungo al massimo un pathname? Anche quello. E quindi quando voi programmate, se volete fare un programma portabile, dovete avere la maniera per accedere a questi valori. Alcuni valori sono proprio delle costanti, quindi qual è il valore massimo per un intero su questa macchina? Lo sapete al tempo della compilazione, ok? Al tempo della compilazione state compilando su una macchina a 32 bit con quella struttura software, quindi sapete che l'intero è a 32 bit. Altre cose le sapete solo opzioni o limiti. Altre cose le sapete solo al tempo di esecuzione. Quanto è ampio il nome di un file? Uno dice, beh, non è stabilito dal sistema. No, perché addirittura può cambiare per il path, cambia il sistema, ma per il nome del file dipende da directory a directory. Perché se è un file system montato ISO, la lunghezza del file è diversa se è un X2 oppure se è un FAT, ok? Quindi addirittura a seconda del pathname dove siete, questo limite cambia. Allora, per quelle che si chiamano compile time, bastano solo delle costanti messe in include file. Per quelle che sono limits.h, valori massimi di char, sign char, questi non sono uguali per ogni macchina, ma potete guardare le costanti e a compile time le trovate. Per i limiti runtime ci sono delle chiamate per sapere quanto è il limite. Ecco, per esempio, questi sono i valori, non cambiano da un sistema all'altro, e questi andiamo a vedere, che poi guardiamo le varie, perché è più interessante guardare. Questo è veramente, ecco, queste sono le chiamate. Se volete trovare il valore di uno di questi limiti a runtime, avete tre chiamate: la sysconf, la pathconf e la fpathconf. La sysconf ha come parametro, vedete, un intero. Nel file trovate tante costanti che si chiamano underscore sc, underscore è un nome. Questi sono dei tag che dovete passare alla sysconf, sc sta per sysconf, per avere in risposta qual è sulla macchina attuale quel valore che cerchiamo. Quindi voi chiamate quello, andiamo a vedere.
una cosa, vediamo se mi ho fatta grassa o data include limits. Allora sono cattivo, vediamo dove l'ha messo, perché spesso lo mettono in tutte queste costanti che vedete adesso, queste sono un po' questo ce n'è qualcuno di meno. Comunque anche queste, quanti open stream posso avere? Quante un nome di tracciamento, quante anni e così via? Tutte queste costanti rappresentano dei valori che potete ottenere a runtime. E invece pathconf è riferito a quei valori che non sono uguali in tutto il sistema, ma volete il valore per quello specifico path. Per esempio, dicevo prima il nome del file, quanto è lungo il nome del file. A quel punto non potete più chiederlo come score, perché non è unico per il sistema. Dovete dare un path, quindi dite che cosa cercate per quale path, e mi dà la risposta per quel path. Arrivo subito. F, questa vedremo è una costante, tante system call e tante funzioni, e trovate la funzione che si chiama in qualche modo la stessa funzione con prefisso F, la stessa funzione con prefisso L, in questo caso che è una F. Quella con prefisso F fa la stessa cosa di quella senza il prefisso, ma se c'è quella col prefisso F, significa che quella senza il prefisso F vuole un pathname. Quella col prefisso F invece del pathname vuole il descrittore del file aperto. Quindi se avete un file aperto non avete bisogno di cercare quale sia il pathname del file aperto. Voi chiedete qual è, in questo caso, qual è l'ordinanza massima del nome file nel file system dove risiede questo file che avete già aperto. Infatti mettete il descrittore. Comunque questo sarà comune. Esiste la stat, la fstat, la lstat, la chown, la fchown, la lchown, la chmod, fchmod, lchmod e così via. Ok, L per completare questa presentazione, la differenza tra quello con l'L e quello senza L è quando fate riferimento a un symbolic link. Quella senza l'L, se un symbolic link, lavora sul file puntato. Quindi se fate la, che ne so, la chmod e state facendo il chmod a un file che è un symbolic link, non cambiate il modo di accesso del file, del link, cambiate il modo di accesso del file. Invece quella con L rende il link opaco, quindi lavorate sul link. Questo è il file, questo è il link. Domanda 4. Sì, volevo chiedere la grep che ha fatto vedere prima da terminale, che la grep serve per cercare un pattern dentro un file. Grep-r cerca un pattern in una gerarchia dei file. Ne esistono tre versioni, la grep, la fgrep e la egrep, non c'entra con quella. La grep è quella più comune, ha un certo numero di
wildcard per cercare cose di pattern possibili, quindi accetta l'asterisco, però non ha l'intera sintassi delle espressioni regolari. Avete visto le espressioni regolari? Di solito si guardano quando si studia le macchine a stati finiti da qualche parte. La egrep ha l'intera sintassi delle espressioni regolari per cercare dentro un file, ma ovviamente è un po' più lenta della grep. La fgrep vuole solo dei pattern di stringhe costanti ed è la più veloce. Ok? Allora, quando cerco in una gerarchia di file, non so più dove ho messo quella define di una costante, uso la grep ricorsiva per far prima. È un po' brutale, ma funziona. Ok, qui secondo me ci sono un po' di costanti. Ecco, alcuni limiti non sono determinati, se scorpo path comp possono ritornare meno 1, allora il limite non è definito. Lì c'è un esempio, tra l'altro gli esempi di questi lucidi sono anche da qualche parte nel sito web. In altri casi la strategia di POSIX è diversa. Ad esempio c'è la get current working directory. La get current working directory, quella che vi dà la risposta del CD, per intenderci, volete sapere che working directory siete, lo volete all'interno di un programma, c'è l'assistant call che ve lo dà. E deve essere un assistant call perché abbiamo visto che la working directory è uno dei parametri, è uno dei valori che è nel process control block, quindi va letto da lì. L'utente non accede direttamente al process control block. E se guardate la get current working directory è anche un caso interessante, contestato a vari livelli. Esistono due cose che si chiamano nello stesso modo diverse, l'assistant call e la funzione di libreria, che hanno due funzionamenti diversi, il che non è bello. Come funziona l'assistant call? L'assistant call vuole che passiate, possiamo guardare il man, secondo me c'è solo il man della libreria, comunque lo guardiamo, ma c'è il man della libreria con una spiegazione sotto, perché lo fa passare per man 2, ma non è. Dice: passami un buffer con un'ampiezza. E allora la get infatti in fondo dice: guarda che non è vero, nodes. Get current working directory è un assistant call. La working directory non è la get working directory come assistant call non è fatta così. In realtà non restitution, cioè sta restitution intero. Restitution intero come tutte le assistant call, che è 0 se tutto è andato a buon fine, meno 1 se c'è stato un errore. Un errore tipico qual è? Il buffer che mi hai specificato non ha l'ampiezza sufficiente a contenere la working directory corrente. E in tal caso occorre ampliare il buffer e riprovarci. In realtà Linux ha implementato una cosa ancora diversa.
me ne sono accorto quando l'ho dovuta reimplementare nelle macchine virtuali, che se date un buffer nullo, Linux vi restituisce l'ampiezza che occorre a cercare il buffer per mettere la current working directory. Quindi con due chiamate lo fate. Questo come arrivo subito, come system call. La funzione di libreria che vi maschera questo, se mettete null, chiama la malloc e pensa lui a darvi già la risposta. Ma che ovviamente è molto di più di quello che fa la system call, quindi questa non è la system call, è una funzione di libreria che fa molte più cose e vi dà la risposta. Prego. Quindi io non ho potuto dato il valore di ritorno alla richiesta del current service directory. Se lei mette un buffer, le ridà il buffer. Quindi c'è, che si fa con il buffer? Perché potrebbe mettere null. Se mette null, chiama la malloc e le restituisce il buffer. Se mette il buffer, le restituisce il buffer, a meno che non sia troppo piccolo, allora le dà null. Ok? Vabbè, un po' di idiosincrasia dell'interfaccia. Però questa, infatti, è nel 3, è indirizzata anche nel 2, ma è nel manuale 3, perché è la funzione di libreria. E in fondo, se guardate, dice: state attenti, non lo dice, bisogna andare dall'altra parte a guardare. La get working directory, come system call, la system call non sa fare la malloc, quindi vuole un buffer, e se il buffer è insufficiente vi restituisce meno 1. Poi va bene. Andiamo avanti. Ok, un modo per chiudere tutti i file è questo, oppure potremmo anche andare a vedere di tirar fuori. Ops. Questo non c'entra niente, questo sono le luci di Vegas. Devo andare in SO per vedere dove sono. Secondo me li ho messi in fondo alla pagina di luce. Santo cielo! Il funzionamento, la procedura standard, il meccanismo standard, le system call restituiscono degli interi e
normalmente quasi tutte le system call restituiscono degli interi positivi. Se restituiscono meno 1 vuol dire che è avvenuto un errore. Dove si va a trovare l'errore? L'errore si va a trovare in una variabile che appare come una variabile globale, anche se non lo è, che si chiama R number. E questo ve l'avevo fatto vedere, R number contiene un intero, e questo intero indica che errore è avvenuto. Esistono dei file di inclusione con delle costanti simboliche da usare nel vostro codice per prendere decisioni a seconda di quello che è successo. Esistono anche delle funzioni che vi consentono di dare la traslitterazione dell'errore. Tra l'altro, con le librerie C moderne, quelle che capaci anche di essere multilingua, se usate queste routine, avete il sistema configurato per l'italiano, l'inglese o un'altra lingua, vi manifestano l'errore nella lingua che vuole l'utente. Quali sono queste routine? Allora, in realtà lì dice include file. Se voi andate a vedere user include rnumber.h, qui c'è veramente poco e non c'è nulla di interessante. Perché? Perché le costanti sono state poste in un file staccato che è sotto bits. Poi ce ne sono addirittura due. Secondo me non è neanche qui. Qui ce ne sono pochi, ma perché quelli dove li ha messi? Linux. Anche qui c'è una pezza di Arno, ma anche qui non c'è grande roba, e l'hanno messo sotto ASM. Neanche qua, perché è ASM generic, è la cassa del tesoro. Meno. Ok, che magari non ce l'ho su questo sistema, no, che c'è ASM-generic. Ecco, qui ci sono, e li hanno addirittura divisi in due parti, quelli base, e questi sono quelli più, i numeri bassi sono quelli più comuni, più diffusi e maggiormente portabili. E alcuni sono tristemente famosi, come dov'è? The segmentation fault. No, il message file of directory. Segmentation fault sarebbe una trap, non qua. E così via. Quindi nel codice, attenzione, se fate, che ne so, aprite un file, nella pagina di manuale, in fondo, dice, vedete tutto quello che potete fare, ecco, qui, vedete, vi dice tutti i possibili errori che può dare quella chiamata e in che caso dà l'errore. Quindi, se volete gestire i vari errori, guardate in fondo alla chiamata e vi dice quando viene generato quell'errore. Questo è l'ERNAMBER. Vi ricordo, ve l'ho già detto, che sembra una variabile globale, ma non lo è, perché nei nuovi sistemi, con l'ultimo POSIX, è multithreading, quindi
ovviamente layer number è una separata per ogni thread, perché se un thread fa un assistant call, l'assistant call è errata, subito dopo vuole leggere che errore è successo, quel valore non deve essere sovrascritto da un altro thread che fa un assistant call. Ok, P error è una routine che stampa la costante che mettete a fianco seguita dalla trascodifica leggibile dell'errore che è successo. C'è un altro che qui non viene fatto vedere. Ok. La straw error serve per avere la stringa relativa all'errore. Ok? In realtà fa riferimento a una tabella costante e quindi non ha problemi di concorrenza. Perché non mi va di là? Identificatore del processo. Tutti i processi hanno il loro PID, che è l'identificativo del processo. Perché serve l'identificativo del processo? Va per fare inter-process communication, ma non solo. Se fate un programma che deve usare un file temporaneo, un errore tipico è quello di andare a scrivere in baratempo un file che si chiama, non lo so, datemi il nome, Andrea. Uno dice, ma si chiama Andrea. Il problema è, se in due utenti o voi stessi lanciate due volte lo stesso programma, sono due processi diversi e quindi vanno a collidere e tutte e due vogliono aprire baratempo all'Andrea. Come si fa a risolvere questo problema? Si crea un nome che abbia, oltre un identificativo, abbia il numero di processo nel nome, in maniera tale che se i due utenti o voi lanciate due volte lo stesso programma, i due processi accederanno a due file temporanei differenti, perché uno lo chiamerà Andrea 56 e l'altro Andrea 324, e quindi è comune. Se io adesso vado a fare l'ls della mia temp, o se fate l'ls della vostra temp, ci saranno un sacco di robacce, ma vediamo. Qui non ne ho di cose che fanno cose del genere, però anche perché dopo vi spiego una ESD-1001, quello può essere un file così, anche perché non si vedono i file temporanei? Perché se fate un file temporaneo, ciò che si fa normalmente è si apre il file, lo si cancella e lo si lock. Perché se è un file aperto e lo cancellate, il file continua ad esistere fino a quando non lo chiudete. E allora facendo così scompare dall'LS, ma ha la proprietà positiva che se quel programma muore accidentalmente non lascia sporchi in giro, perché avendo aperto il file, rimosso e ancora esistente ma cancellato, non appena il processo muore
sia per morte naturale che per morte accidentale, il file viene cancellato. Wireshark qui lo fa, ma lo fa con un modo diverso e non mette il numero del processo. Sono persi. Andiamo allo schermo. Allora, i piedi 0 di solito non esistono, viene assegnato un kernel process, dipende dagli Unix. È standard di tutti gli Unix che il piedi 1 è quell'init che abbiamo studiato ieri. Se volete sapere il vostro PID, la system call si chiama getPID. Se volete sapere qual è il PID del genitore, cioè del processo che ha lanciato il processo corrente, la chiamata è getParentPID. Anche qui sul PID, sul getPID, c'è una diatriba con Draper, che è quello che mantiene la libc per Linux, perché anche qui esiste una system call e una funzione di libreria. Qui la sintassi è la stessa, ma Draper, per voler aumentare le performance, ha fatto questa trovata. Fa una sorta di cache del PID. La prima volta che chiamate il PID nel vostro processo, chiama la system call. Dalla seconda volta in poi se lo tiene in una variabile, quindi non sta a chiamare la system call. Ora, ciò che gli viene commentato è che è una ottimizzazione del cavolo, cioè non è che uno chiama PID ogni momento. E solo ci dà molto fastidio a un progetto al quale ha lavorato anche il mio laureando. Se volete bloccare il processo e riattivarlo dopo potrà ripartire con un PID differente, e quindi saltava tutto, perché avendolo memorizzato mi dava il PID sbagliato, perché se lo ricordava da prima di essere congelato il processo. Tra l'altro è intervenuto lo stesso Nero Sorda, che ha detto: queste sono le cose che servono solo per pubblicare benchmark esuberanti, cioè da dire: questa è la mia libc, riesce a fare delle cose straordinarie, ma lo fa se uno chiama milioni di volte getPID una dietro l'altra, e un processo normalmente non lo fa. Comunque adesso lo sapete che Debian, e penso, se non l'ha già fatto, anche Ubuntu, ha cambiato libreria C, non usa più la glibc di Draper, ma usa la iglibc e glibc in italiano, appunto perché Draper era difficile, diciamo, spesso relazionarsi con Draper, che era un po' un despota sulla libreria. Per esempio, aveva la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato quando si è rifiutato di mettere delle ottimizzazioni per ARM, non funzionavano bene le cose per ARM, dicendo che tanto i sistemi più diffusi erano quelli Intel, quindi lui si concentrava su Intel. Allora a quel punto la gente di Debian ha cominciato a dire: no, calma, adesso ci cerchiamo un'altra libreria, si continua per la tua strada, noi facciamo fork, il bello dei progetti liberi. Se non mi va, si fa fork e si fa quello che si cambia. Ecco, UID. Intanto vi invito sempre a guardare PIDT, UIDT, GIDT, cioè i tipi specifici. UID.
Nei sistemi Unix esiste il concetto di utente, esiste il concetto di gruppo. L'utente è vero che ha un identificativo, quando voi fate login scrivete il vostro cognome, di solito una riduzione se ne avete più di 8 lettere del vostro cognome, però le system call non vedono l'utente come quella stringa. Era un problema di altro genere. Allora, dicevo, non vedono la stringa, ma identificano tutti gli utenti con un numero. Ed è quello che poi compare nell'etc passwd. Se voi guardate etc passwd, prendo anche quello del mio portatile, tanto non ci sono segreti. Vedete che ad esempio su questo sistema io sono l'utente 1000 e la system call non vede questo stringa, vede questo che è il numero dell'utente. Quello a fianco è il numero del gruppo, dice non lo può appartenere a più gruppi, però all'atto in quel file ci sono informazioni da usare per fare login. Al momento del login uno non può operare come utente dei 34 gruppi. Qual è il problema? Non tanto accedere ai file, se uno fa parte di 10 gruppi e il file è accessibile ai componenti del gruppo, se uno fa parte di quel gruppo come accede? Ma quando crea un file, il file che crea lo deve creare con un utente a un gruppo. Quindi ci deve essere il gruppo effettivo in questo momento. Ok, e lì c'è scritto 1000, quindi io quando faccio login su questa macchina lavoro inizialmente come utente 1000, gruppo 1000. E adesso voi vedete che qua ci sono UID e EUID. Cosa significa? In realtà, come vi ho detto, vi ho accennato, ne esisteranno 7 di identificativi, quindi ne vediamo solo 4. UID è l'utente che ha lanciato il processo, e GID è il gruppo che aveva l'utente quando ha lanciato il processo. Però esistono anche programmi che sono set user ID, significa li avete messi nel file system settando dei bit in maniera tale che quando viene lanciato l'eseguibile l'utente effettivo non è più quello che ha lanciato il programma ma è il proprietario del file. E l'esempio tipico è il comando passo più vd, quello che serve per cambiare la password. Per cambiare la password occorre accedere in editing al file delle password. L'utente non può accedere in editing al file delle password. Se fosse possibile, ovviamente, non ci sarebbe più nessuna sicurezza nel sistema. Chiama il comando passwd e se lo guardate, ls-l barra user bin, manca una barra, l'ho detta a voce ma non è uscita. Vedete che questo file, tra l'altro compare in rosso ben evidenziato perché è pericoloso, ha quello strano permesso che dice rws. Voi di solito lì vedete una x, non una s. Cosa significa? Quando lancio questo, io come UID continuo ad essere Renzo, ma come EUID, l'utente effettivo, quello che viene controllato per decidere se un file si può accedere o no, io sono root, perché il proprietario del file è root. E quindi questo eseguibile, lui sì può aprire il file etc/passwd e cambiarlo. Però
non crea, cioè tramite questo, se scritto male, si potrebbero creare dei buchi di sicurezza, ma non è obbligatoriamente un buco di sicurezza, perché il solo codice che può essere eseguito è quello di quell'eseguibile. L'utente non può cambiare le carte, non deve poter cambiare le carte in tavola, ok? Bisogna che quello sia scritto particolarmente bene, perché se lì c'è un bug, tramite quello si potrebbe ottenere l'accesso come root, perché quello funziona, quando quello parte è come se lavorasse root. Prego. Esatto, non vengono immaginate, tendenzialmente sono memorizzate con una funzione. Le password sono memorizzate in questo file. Inizialmente erano, prima vi ho fatto vedere il password WD, inizialmente erano messe in questo campo qua dove c'è scritto X, ed erano messe in maniera criptata, ovviamente, quindi tutti potevano vedere la password criptata degli altri. Qual è il problema? Il problema è che anche la password criptata è debole, perché io posso prendere questo file, portarmelo lontano e poi attaccarlo senza che l'utente si accorga che è in corso un tentativo d'attacco, perché io prendo una macchina potente, una GPU di una scheda grafica, che quindi riesce a fare molte operazioni, e comincio a fare le prove con parole di vocabolario semplici, come si dice, permutazioni delle le tipiche parole scritte al contrario, cose del genere. E considerata l'ignoranza tipica dell'uso delle password, ne metto di password da dove accedere. Ah, tengo a specificare che i ragazzi, i tecnici, hanno fatto di recente una scansione usando metodologie d'attacco sui nostri sistemi, e un po' di password sono state trovate e un po' di account sono stati revocati. Ok? Quindi se avete passo banali è bene che le cambiate. Ok, vi dicevo, invece adesso le password. Io lo sapevo, l'ho cambiato prima. Le password stanno qua. Questo. Io non l'ho cambiato. Vedete? Questo file che contiene le password non è accessibile ai comuni mortali. Se lo volete vedere, divento root della macchina. Ecco, fatto così. Volete vedere la mia password? Così la trascrivete e provate a duplicarla. È quella. Quella è la forma criptata della mia password. Non vedo nessuno. Non c'è il problema. È un po' grandino. Allora, tra l'altro, non è solo anche dei trucchi migliori, perché quando prendete una password e applicate un algoritmo di crittografia per fare la password criptata, ok? Se fate questa operazione senza nient'altro, uno potrebbe farsi un enorme database. Dice, se quello ha messo mamma, la forma criptata di mamma è questa. Se ha messo gatto, la forma criptata, e poi si fa un enorme database e poi prende la forma criptata e interroga il database. Ok? In realtà questo ha ancora qualcosa di più. Prende il vostro
quando crea la password, prende un numero random, le mette insieme e crea assieme, ok? E qua però il numero random lì c'è scritto, quindi quando io voglio decrittare dice mamma, prende il numero random, prendo mamma, lo torno a criptare e ottengo lo stesso codice. Il problema è che per fare il database io devo criptare nel database mamma con il numero random 1, mamma con il numero random 2 e così via, quindi il database esplode e non si riesce a fare, ok? Si chiama meccanismo del sale. Questo numero aggiunto è il sale della password. Ok. Allora, ovviamente sarebbero possibili attacchi di brute force, cioè tentare tutte le password possibili e immaginabili, ma ovviamente hanno un tempo computazionale che non è praticabile. A meno che non abbiate usato password di vocabolario, se pensate a quanti i caratteri stampabili sono circa 96 dell'ASCII, sono 96 perché tolti i primi che sono i caratteri di controllo, tutti gli altri arrivare a 127 sono stampabili, 126, 127 è il bel 96 all'ottava, anche se solo mettete le password di 8 caratteri, quelle nuove di Unix sono più lunghe, sono una quantità enorme. Però se, quante parole contiene il vocabolario di una lingua? Nell'ordine delle decine di migliaia, quindi provare a fare una decina di migliaia di tentativi non ci vuole tanto tempo. Ok, quindi abbiamo visto. Quindi in questo caso, se voi siete all'interno del codice di password WD, se fate get UID ottenete 1000, se fate get EUID ottenete 0 root, perché è stato, quando l'avete lanciato siete diventati root. Allora, il lucido successivo cosa dice? Dice pausa. È il momento giusto per fare una pausa di 10 minuti e poi ci ritroviamo con la fork. So se le endorfine contenute nella cioccolata aiutano a fare algoritmi, nel mio caso mi trovo benissimo con la cioccolata, però da ex fumatore vi dico che la nicotina contenuta nelle sigarette peggiora le proprie performance a livello algoritmico, parlo di quelli. E quindi da quando smisi di fumare mi sono accorto che ho molto più ossigeno nei neuroni di quanto ne avevo a disposizione prima. Quindi consiglio, piuttosto datevi la cioccolata, senza esagerare neanche di quella, perché vi portate addosso obesità. Ok, allora dove eravamo rimasti? Eravamo alla fork. La fork l'avevamo già vista, comunque è senz'altro storicamente la system call
chiave della di POSIX dell'assistant call Unix. Era l'unica assistant call che consentiva di creare un processo. Come vi ho già detto, l'idea è che un processo che in Unix, in POSIX, il momento di creazione di un processo è separato dal momento dell'esecuzione di un programma. Sono due concetti separati. Vedete passare? Ripeto per gli ultimi arrivati. Siamo? Siete gli ultimi? È la fork importantissima, perché adesso vedremo, è cambiato un po' il mondo, però inizialmente era l'unico modo per creare processi. La creazione dei processi e l'esecuzione di programmi in Unix sono due momenti distinti e due system call distinte. Quando creato un processo non viene eseguito un programma, ma vengono creati due processi che eseguono lo stesso programma. Quando eseguite un programma, se create un processo non viene eseguito un programma, ma i due processi eseguono lo stesso programma. Se decidete di eseguire un programma, non create un processo, ma il programma viene eseguito al posto del processo corrente. Ok? Quindi i concetti sono separati. Vi ho già detto perché questa idea di ereditarietà, questa idea di partenogenesi del processo che viene generato come una talea uguale al genitore e poi modificato, innestato, per continuare il paragone botanico, perché così si riesce a creare un processo con una chiamata che non ha parametri. Vedete, fork non ha parametri. Perché? Perché il processo viene creato in immagine e somiglianza del processo che l'ha generato. Poi il processo figlio può, al processo figlio possono venire cambiati dei parametri prima di eseguire un programma, se lo volete eseguire, se no potete fare programmi che fanno fork senza mai fare l'exec, non è vietato. La definizione originaria del fork prevede che i dati, la versione originale dice: copio l'area di memoria del processo e così ottengo due processi identici. Quindi nella versione originaria fork era un system call piuttosto pesante, perché comportava il dover copiare tutta l'area di memoria del processo. Poi sono venute in mente ottimizzazioni: se l'area codice è in sola lettura, quella si può condividere, però ovviamente le aree dati e le aree stack, l'area heap, no, perché dopo ogni processo doveva modificare le cose. Fork, l'unica cosa che cambia fra il processo padre, il processo figlio, il processo genitore, il processo figlio, è il valore di ritorno. Nel processo genitore ritorna il PID del figlio generato, o meno uno se non ha potuto generarlo. Nel processo figlio ritorna zero. Tanto l'identificativo del processo genitore, che è sempre certo in Unix, lo si riesce a trovare con getppid, ok? E vabbè, questo fa parte sempre degli esempi.
questo lo vediamo. Eppure, secondo me, se trovo l'esempio, dovevo farlo nella pausa, non mi hanno fermato a parlare. No, non come tutto. Comunque possiamo anche ricostruire questi esempi. Non è che voi avete visto nella pagina web dove sono gli esempi, che così me lo dite che facciamo prima, mentre io vado là per non perdere. Condivisione di file fra processi. Non abbiamo ancora visto come si aprono i file ufficialmente, però abbiamo visto processo padre e processo figlio condividono, non condividono la memoria, viene copiata la memoria, quindi se il processo padre o il processo figlio dopo il fork cambiano valori di variabili, ognuno avrà i propri valori. Cosa succede ai file? I file che erano aperti al momento della fork risultano aperti sia dal processo padre sia dal processo figlio. Però risultano aperti in una modalità, diciamo, particolare. Non è uguale. Se voi prendete due processi indipendenti che aprono il file, fate due programmi, il primo apre il file, il secondo apre lo stesso file, in maniera indipendente, ogni processo ha il suo punto di il suo offset, il suo punto di scansione all'interno del file. Quindi poniamo di aprire da due processi lo stesso file in output, è un file vuoto, ok? Se io con il primo scrivo informatica e con il secondo scrivo ciao, il risultato finale del file sarà ciao formatica. Perché? Perché avendoli aperti separatamente, tutte e due li hanno aperti, tutte e due hanno detto l'inizio del file è vuoto, quindi in write mode, non in append, in write mode. Tutte e due hanno il puntatore all'inizio, il primo scrive informatica, il secondo scrive ciao, e sovrascrive la prima parte di quello che ha scritto il primo. Perché? Perché ognuno ha il suo punto d'ingresso. Più processi possono accedere al file in punti diversi e modificarlo. È ovvio che adesso non so se lo vedremo più avanti con la system call FCMTL. Se dovete accedere insieme allo stesso file in lettura e scrittura, ci vuole il meccanismo di locking per fare i meccanismi di lettore e scrittori per fare le cose bene. Però ognuno può accedere in punti diversi del file, modificare, leggere, scrivere. Se invece il file è aperto al momento del fork, il padre e il figlio condividono il punto di accesso al file. Quindi se il padre si sposta nel file, l'operazione sarà seek, anche il figlio si sposta con il padre. Cosa serve questo?
Per esempio, ponete di avere un, sì, un programma che scrive dell'output, magari di debug. Questo programma fa fork, a un certo punto anche il figlio scrive, scrive stampa di debug. Fino a quando siete attaccati a un terminale non è molto differente, perché il terminale quando scrivete mette in output. Ponete che invece l'output sia ridirezionato su un file, quindi in realtà sta succedendo un file. Se al momento del fork venisse copiato e diventasse indipendente il punto di scansione del file, quello che scrive il padre se lo scrive quello che scrive il figlio e viceversa, perché partono dallo stesso punto e cominciano a scrivere. Invece, condividendo lo stesso punto d'accesso, quello che vedreste sul terminale corrisponde a ciò che verrà messo nel file. Ok? Quindi, come fanno a fare questo? E qui ci colleghiamo a quello che avete visto ieri. Vi ricordate che vi ho detto, nel process control block quelle cose che si chiamano file descriptor non sono altro che indici all'interno di una tabella, quella lì sulla sinistra. Quindi quando abbiamo fatto fork, nella tabella il file 0 e il file 1, per esempio standard input e standard output, sono stati, la tabella è stata duplicata, sono due processi, hanno due PCB, ma puntano allo stesso tabella dei file aperti. Nella tabella dei file aperti, a parte dei flag di stato, c'è l'offset, cioè la posizione. E questa tabella, gli elementi di questa tabella a loro volta puntano agli elementi dei vnode. Vnode sono le informazioni di tutti i file aperti dal sistema che vengono tenuti in memoria durante le operazioni. Nel caso, lo vedremo dopo, ma se invece di essere padre e figlio fossero stati due processi che avevano indipendentemente aperto lo stesso file, quello che vedreste qua non sarebbe questo, ma vedreste gli elementi di process table che puntano a elementi di open file table separati, ok? Quindi a nostri separati, e se hanno aperto lo stesso file, questi due elementi di open file table puntano lo stesso vnode, perché il file alla fine è unico. Nel vnode che cosa c'è? Per esempio c'è il file size, l'ampiezza del file. Se avete due processi che indipendentemente aprono lo stesso file, è vero che accedono a posizioni distinte, ma se uno scrive in fondo al file, quindi allarga il file, anche il primo vede il file più largo, ok? Quindi quella è comunque un'informazione condivisa. L'esecuzione del figlio sono indipendenti, quello che fa tipicamente il figlio è chiudere i file che non gli servono, perché ovviamente non ha ragione per mantenere aperti i file che erano accidentalmente aperti dal padre. Queste sono le proprietà che il processo eredita dal processo padre, quindi tutte le caratteristiche, non tutte, gran parte. UID, GID, Effective UID, Effective GID. Quando si esegue un programma, quindi si carica un programma da disco, a quel punto possono entrare in funzione set user ID bit, ma la fork non fa cambiare l'utente. L'utente che c'era prima della fork
è lo stesso che c'è dopo la forma. Padre e figlio sono processi dello stesso utente, con lo stesso utente effettivo. I GID ai quali appartiene l'utente sono gli stessi, i processi possono essere raggruppati in gruppi di processi, e ci può essere l'identificativo di sessione che viene condiviso, terminale di controllo, cioè se il padre era attaccato a un certo terminale, anche il figlio è attaccato allo stesso terminale. I flag di set user ID, la directory corrente viene ereditata, dopo il figlio può cambiare directory e non verrà rispecchiata nel padre, però al momento del fork sono sulla stessa directory. La directory di root, la maschera di creazione dei file, esistono, la maschera è la maschera che dà i permessi standard quando si crea un file, quindi stabilisce che la open quando si crea un file o la create non possono creare file con determinati permessi. Se uno mette per esempio permesso di scrittura a tutti e la OMask non lo permette, in realtà il file verrà creato senza il permesso di scrittura a tutti. La maschera dei segnali, i segnali sono come degli interrupt software, come gli interrupt hanno il mascheramento, quindi in questo momento si può o non si può a ricevere dei segnali. Le flag close on exec per tutti i descrittori aperti, voi potete aprire un file e dire questo file deve essere automaticamente chiuso se vi è fatto un exec, e quella viene ereditata. Tutto l'ambiente è una variabile globale che contiene delle coppie nome uguale valore, quello viene ereditato. Ciò che non viene ereditato è ovviamente l'identificativo del processo, il valore di ritorno, l'identificativo del processo sono due processi diversi. L'identificativo del processo parent, perché ovviamente il figlio ha come parent chi l'ha creato, il padre ha il nonno. I lock sui file è sconsigliabile, non è da fare, ma se per caso qualcuno crea un processo figlio mentre ha il lock di un file, ora ovviamente non viene dato il lock anche al figlio, perché sennò ci sarebbero due che hanno il lock, che sarebbe incoerente. Ecco, l'insieme dei segnali in attesa è vero che vengono duplicati i gestori dei segnali e le maschere dei segnali, però se quando viene fatta fork c'era un segnale in attesa per il processo che ha creato, per il processo padre, è il padre che lo deve gestire, non è che il figlio quando parte ha un segnale, perché nessuno ha mandato quel segnale al figlio, era stato mandato al padre, quindi il figlio viene cancellato. Queste sono le uniche cose che non vengono mantenute. Perché fork fallisce? Perché anche qui ci sono dei limiti, si può mettere un numero massimo di processi per utente, quindi se uno prova a fare fork e raggiunge il suo numero massimo di processi, fork dice basta, oppure in fase di configurazione del kernel c'è un numero massimo di processi consentiti nel sistema, e se uno raggiunge quel limite, anche se root viene detto basta. Tempo fa, quando non c'era questo limite, il modo per fare un denial of service sul sistema era scrivere un bel programma che faceva while 1 fork. Quello è tremendo. Anche adesso funziona. Anche adesso vuol dire che non avete configurato il numero massimo di processi per utente. Utilizzo di fork: quando un processo vuole duplicare se stesso per gestire una determinata cosa. Il caso tipico
e penso l'abbiate visto in rete, è il fork che abbiamo fatto per un gestore e un protocollo a connessione. La struttura tipica della gestione del protocollo a connessione è fatta così, cioè voi avete la chiamata socket di FNet, sock stream, e qui potete mettere quello che volete, perché so che si mette qualcosa di spi, però quello tanto non lo considero. FD, poi fate listen a prima find FD e mettete il il soccardo per dire la porta, l'indirizzo IP e la porta su cui volete che venga attaccato, poi fate SNFD5, poi fate caso tipico while 1 FD in uguale a set FD, e qui ci vuole indirizzo di SOC, indirizzo SOC LAN, va bene? Cioè la set che cosa fa? Quando uno si vuole collegare, l'FD rimane quello che ti ascolto, l'FD in, quello che ritorna alla set, è il descrittore per questa specifica connessione. Poniamo che questo sia un server SSH. Normalmente il server SSH è qui fermo ad aspettare che qualcuno si colleghi. Quando uno apre una connessione TCP, la set esce, questo FD rimane quello che serve per un'altra, per un altro che vuol fare un SSH. E invece questo FD è quello che serve per parlare con quello che si è collegato, quindi tutto ciò che scriverò su questo descrittore viene mandato a lui, tutto quello che lui scrive viene mandato, viene letto in questo descrittore. Normalmente a questo punto si fa if fork, e devo prendere il figlio, quindi uguale a 0 il figlio, e quindi fa close fd, e qui si fa manage, quello che volete, gestisci fd in exit per il figlio, e l'altro invece torna a ciclare. No, qui il padre fa close fd in, quindi il padre fa la set, fa fuori un processo figlio che gestisce quella specifica connessione SSH o HTTP o TEN, quello che volete. Il padre chiude questo, torna su ed è pronto ad accettare un'altra connessione. Questo è il tipico meccanismo di funzionamento di un server TCP. L'avete visto? Sì. Ok, questa è la struttura tipica di un server TCP. Oppure l'altro caso, quello delle shell. Voi scrivete ls return, e quindi quello che volete fare è creare un processo che esegua l'ls. Allora fate la fork, e quindi viene duplicata la shell. Poi mettete a posto quello che c'è da mettere a posto e fate l'exec dell'ls nel processo figlio. Quindi adesso Lucido vi parleranno della vfork. Nel Lucido scrivete deprecata. Perché? Quando
una volta i kernel, quando incontrava la fork, facevano veramente la duplicazione di tutta la memoria. L'idea di prendere l'intera shell e fare la fork dell'intera shell, fare poche istruzioni e poi chiamare l'exec dell'ls, quindi buttare via tutto, perché viene buttato via l'area di memoria e caricato l'ls, sembra era una perdita di tempo. Allora l'idea, la prima idea fu invece di copiare tutta la memoria, facciamo un'altra fork, che è la vfork, che in realtà non copia niente. E uno dice, ma se non copia niente siamo nei guai, perché abbiamo due thread a questo punto che agiscono sulle stesse variabili globali e a questo livello non avevano ancora messo meccanismi di multithreading per fare sincronizzazione. Allora la vfork cosa faceva? Faceva partire il figlio e il padre rimaneva bloccato, l'area di memoria era condivisa, il padre ripartiva solo nel momento in cui il figlio faceva o l'exec o la exit. Ok, quindi c'era un'attesa del padre, facendo così, è vero, teoricamente i due processi erano concorrenti sulla stessa memoria, ma il padre era fermo. È un'inutile complicazione oggi, perché quando oggi si fa la fork non viene duplicata l'area di memoria, ma semplicemente vengono le MMU moderne hanno delle tabelle che servono per trasformare l'indirizzo logico in indirizzo fisico, tabelle che quando faremo gestione della memoria impareremo a conoscere, tabelle dei segmenti delle pagine. Quello che fa la fork è dare la stessa tabella a tutti e due i processi padre e figlio con le pagine dichiarate invalide, quindi le pagine sono in sola lettura. Se tutti e due i processi leggono, in realtà leggo la stessa pagina. Nel momento in cui uno dei due scrive, il kernel solo in tal caso copia la pagina, ma solo quella, e crea due aree distinte, ma una pagina sono 2K, è poca roba. Quindi il nuovo fork lavora, crea l'astrazione della fork classica, ma senza dover duplicare veramente la memoria, per cui oggi praticamente nessuno adopera più la vfork, perché le performance che abbiamo con la fork sono le stesse che c'erano con la vfork. Questo però dal punto di vista del programmatore, usare la vecchia fork o la nuova fork non cambia nulla, perché dalla visibilità del programmatore, nella visibilità del programmatore è come se avesse copiato tutto, semplicemente ha l'ottimizzazione che tiene una copia unica fino a quando uno non la modifica. Questo è un altro esempio. Esistono tre modi per terminare un programma. Chiamare, fare return dalla main, se voi avete un main e uscite dalla funzione main, il programma termina. Chiamare la funzione exit o chiamare la system call che si chiama underscore exit. Allora, terminare, uscire dal main equivale a chiamare la funzione exit. Vi ho già detto, ma ancora mi ripeto,
nei programmi C voi siete abituati a considerare il main come una funzione come tutte le altre, che ha solo la particolarità di chiamarsi main e per questo è la funzione principale. Ma questa funzione non è l'entry point del sistema operativo. Quando il loader carica il programma in memoria, o meglio, ancora prima, quando il linker crea l'eseguibile, nell'eseguibile il punto di partenza dell'esecuzione non è il vostro main, ma una funzione che è prevista viene chiamata ambiente di esecuzione del linker, che è una funzione che si chiama start. È una funzione, non è neanche una funzione propriamente detta, perché è semplicemente un punto d'ingresso. Funzione, una funzione prevede tante belle cose, prevede salvataggio sullo stack, varie. Invece quella è semplicemente una label assembler, una label, un indirizzo, in cui cominciare l'esecuzione. Questa label è lei, a partire da questa label c'è il codice che prepara lo stack per chiamare una funzione che si chiama main. E quindi il main viene richiamato come una funzione perché c'è qualcuno che la richiama come una funzione, lo start. Siccome è una funzione, quando torna, se per caso il main esce, fa return, ritorna chi l'ha chiamato, e chi l'ha chiamato è start. Se guardate il codice del start, dopo la chiamata alla main c'è exit. Perché, tra l'altro, un processo non è che... Cosa significa per un processo terminare? Non è che se esce dalla fine della memoria, se scappa di qua o scappa di là, termina. Ha bisogno di chiamare un system call del sistema operativo per dire adesso ho finito. Ok? Quindi qualcuno questa exit la deve chiamare. O la chiamate voi, oppure lo stato lo fa per voi. Che differenza c'è fra la exit e l'underscore exit? La underscore exit, la system call, non fa altro che terminare il processo corrente e ha un parametro che è quello che viene chiamato l'exit status, lo stato di uscita. Normalmente viene posto a 0 se l'esecuzione è stata regolare, viene posto diverso da 0 se è successo qualcosa. Questo exit status, dopo vediamo, viene ricevuto dal processo padre, quello che l'ha generato, che quindi può vedere perché un figlio, se un figlio ha terminato l'esecuzione, se l'ha terminato correttamente o meno. Cosa fa la exit funzione? Chiama la underscore exit, ma fa qualcosa in più. È possibile definire definire, non c'è qua, ve lo faccio vedere dal manuale. Questa è la exit, assomiglia incredibilmente come sintasse a sua sorella, che è questo. Però cosa fa questa funzione? At exit il parametro è un puntatore a funzione che non ha parametri, non restituisce parametri. Voi potete durante il vostro codice chiamare la at exit.
se chiamate la iText e voi dite: caro, cara libreria, quando terminerà questo programma, per ripulire le cose devi chiamarmi questa funzione. E di funzioni da fare alla terminazione ne potete caricare quante volete. Se le caricate nell'ordine A, B, C, vi verranno richiamate C, B, A. Ok? Perché è logico, se avete fatto, avete aperto un file, a partire da questo file avete fatto delle operazioni, quindi ne avete aperto un secondo, prima dovete chiudere il secondo, poi dovete chiudere il primo. Se voi chiamate la exit, quella senza l'underscore, provvede a scandire tutte queste funzioni da fare per chiudere e poi esce, quindi fa la chiusura pulita, bella carina. Che quindi, se queste funzioni provvedono a tenere i vostri dati coerenti, vi lasciano i dati coerenti. Se chiamate la underscore exit, quella è la set code, quella se ne frega di tutte le gestioni che avete messo e chiude tutto. Sì. Quella che chiama la start è quella giusta, quella della libreria, quindi se uscite dal main vi vengono chiamate tutte quelle funzioni di uscita regolarmente. E se invece un programma termina in maniera anormale, potete per fare una terminazione anormale potete chiamare la chiamata abort, che genera un segnale di terminazione per il processo che l'ha chiamato. Comunque termina un processo, state tranquilli, la memoria del processo viene rilasciata, non può succedere che il processo è finito male, è rimasta della memoria sparsa, tutti i file vengono chiusi automaticamente, non può rimanere un file aperto, se c'è dei lock vengono rilasciati e tenta di evitare di creare situazioni. Rimane, sembra quasi un Nokia, rimane solamente una cosa, okay. Rimane solamente una cosa, che è l'istruttore. Perché avete in mente che il figlio ritorna l'exit status e quell'exit status deve essere mantenuto memorizzato fino a quando il padre non chiede il valore. E quindi fino a quando il padre non chiede il valore occorre un posto dove mantenere l'exit status. Quindi viene mantenuto attivo il allocato il descrittore, anche se il processo è già terminato, fino a quando il genitore non chiede che valore di ritorno ha avuto il figlio. E questi sono i processi zombie, li trovate nella tabella dei processi proprio con la Z. Come fa il padre ad aspettare, ecco, come si ottengono questi valori? Tramite la chiamata wait. La chiamata wait serve per aspettare, dice il manuale, il cambiamento di stato del figlio, di uno dei figli, oppure se fate wait pid come parametro proprio il PID di un processo e dite: voglio aspettare il cambiamento di stato, la terminazione di quel processo. E se il processo padre non fa la wait, rimane il processo zombie. Se continua a fare tanti fork, riempie la tabella processi di processi zombie. Ok? Tanti anni fa, agli albori di, ci fu una famosa società
che chiamò un mio collega perché aveva un programma che funzionava benissimo, ma dopo alcune ore spiattava e avevano fatto sta cavolata qua. Una famosa società petrolifera. Allora, cosa succede se il parent termina prima del child? Può capitare, avete due processi, il parent termina. Allora, quando il figlio termina, chi lo manda il suo ex status? La regola di Unix è che init adotta tutti i processi che sono rimasti orfani. Ok? E init è stato costruito per fare sempre, per aspettare wait. Un'altra domanda che può sorgere spontanea è: ma se un processo ha tanti processi figli, deve stare sempre ad aspettare che qualcuno termini? Allora non fa niente, cioè il processo genitore non può fare altre attività perché deve aspettare che i figli termini. Quando un figlio termina viene mandato un segnale al padre, e quindi quando impareremo come si fanno i gestori dei segnali, il padre può mettere una funzione associata all'arrivo di quel segnale per fare await, ok? In modo che da non tenere i processi zombie. Se guardate la tabella processi, perché non va? Ah. Yes. Questa è la mia tabella processi, terminale di riferimento, PID. Questo è stato running, questo è stato sleeping, cioè è in una wait queue di qualcosa, del terminale. Vecchio, questo sarà in una wait queue del terminale. Questo è il quarto tentativo e questo è il comando che l'ha lanciato. Se qua vedete, se fate un processo zombie, possiamo farlo. Vi z.c sono molto quindi. Questo fork diverso da zero è il padre. Potevo anche non mettere exit. Quindi il figlio terminerà, il padre mi fa la wait per 10 secondi e rimane in processo zombie. Mettiamone anche 20, così. Adesso mi dirà che gli mancano un po' di include, però secondo me mi fa anche la punto out. Ah, ha ragione. Exit vuole il valore di ritorno. Vabbè. Funziona lo stesso, cioè non ha trovato. Quindi faccio punto barra a punto out e lo mando in background. Lo vedete Z, lo zombie del punto? È lì, è per l'ultima riga. Che adesso se lo torno a fare, 20 secondi sono lunghi. Ecco, se in questa colonna trovate la lettera D, siete nei guai. D sta per deadlock.
Se c'è la lettera D vuol dire che c'è, avete, è deadlock del kernel, cioè il kernel non sa più come risvegliare quel processo lì. Se avete un processo D, l'unico modo per eliminarlo è fare boot. Vuol dire che c'è un driver che non ha gestito bene le sincronizzazioni e quindi il processo è bloccato e non si riesce più a tirar fuori. Sì. Kill e D non riesce a, no, anche kill meno 9 da root, il D non lo riesce a tirar via. L'unico modo per tirar via un D è il boot. Tra l'altro è brutto perché spesso tiene occupati anche dei moduli, quindi non si possono neanche scaricare i moduli e cose del genere. Se scrivete di restaurare, ogni tanto capita di sbagliare le sincronizzazioni e vi ritrovate il processo E. Infatti, conoscete il programma Polygen? Polygen? Qui non penso di averlo, ce l'ho? No. È una cosa serissima, ma in realtà si usa anche per cose divertenti. Vado sull'altro portatile che accenso a casa. PPKG fuori meno L, perché non mi ricordo dove stanno i file di configurazione. Allora chiedo al pacchetto polygen data pipe grep, così uso il grep traffic. Ok, polygen questo qua. Pipe. Perché mi dà un, mi dà in realtà un HTML. VI mi serve Zibaldone ta.srt, no, ls Zibaldone. Ci deve essere il bandone talk, allora ce l'ho su Maddalena, no? Facciamo così, graph traffic, a questo punto faccio polygen questa cosa qua maggiore barra temp file HTML, e poi faccio v3m barra temp file. Questa è una generazione automatica di una delivery di blocco del traffico. Con tutte le regole per un primo cittadino che vuole avere fantasia nello scrivere delivery di blocco del traffico. Se lo richiamate vi fa una nuova delivery di blocco del traffico. Potete anche divertirvi a fare, per esempio, spero che un euro, spero che non mi faccia delle cose particolarmente, perché ogni tanto nel genere alcune non proprio leggibili. Vediamo cosa dice. Genera frase alla un euro, se lo rifate. Ok. Avete, cioè, la regola per generare le frasi alla un euro. Poi mi fermo perché ogni tanto dico delle cose che non sono proprio leggibili.
E c'è anche il generatore automatico di improperi, perché cosa non si fa la fatica di inventarsi improperi. E quindi se per caso, mi è venuto in mente, perché se per caso vi trovate che avete un file D e dovete ribootstrappare e rimettere in piedi l'ambiente, a questo punto chiamate Polyzer per trovare l'improperio giusto da dire. Ok? Ce ne sono tanti carini. C'è un bellissimo talk, l'ho trovato, ve l'ho già detto, di Zee, fa parte di un talk bellissimo. Per esempio, vi ho detto del problema della QWERTY che si sbaglia a scrivere. L'errore più tipico che si fa è scrivere SL al posto dell'S. Guardate cosa fa il mio sistema se fate SL. Che cos'è? Questo fa parte di un talk bellissimo che Enrico Zini è un genio, è nostro ex studente. Tutte le volte che gli telefono lo trovo in qualche angolo del pianeta a installare dei sistemi per popolazioni africane oppure in una conferenza in giro per il mondo. E fece un bellissimo talk storico, diventato storico, che si intitola Metodi di cazzeggio avanzato per utenti Linux. Guardatelo, perché e il sottotitolo diceva, ve l'ho già raccontato, noi che non dobbiamo perdere tempo a deframmentare il disco ci possiamo divertire. Ok? Va bene, ce ne sono tante di cose simpatiche. Ditemi che non avete mai visto Nifty Physics. L'avete mai provato? È un bellissimo gioco. Adesso non so se l'ha installato, installatelo. In cui avete sullo schermo della specie di disegni da bambini, però sono problemi di fisica da risolvere. E per esempio dovete disegnare lo scopo sempre di far rimbalzare un masso in modo che arrivi a una destinazione. Quindi dovete disegnare delle leve, se voi mettete. Fate un disegno con la penna e lo ricalcate più volte, è un masso, e quando dite go quello cade, fa scattare la leva, fa rimbalzare, è divertentissimo. Genera dipendenza. Va bene, torniamo alle cose. Allora, le system call sono quelle del true. La wait serve per attendere la terminazione di un figlio, e la wait attende la terminazione di uno di qualsiasi dei figli, ritorna il PID del figlio che è terminato. Nel parametro trovate non l'ex status, è un intero passato per indirizzo, ma trovate molta informazione. Quel parametro poi va esaminato con delle macro, perché nei vari bit c'è l'ex status, il fatto se è terminato normalmente in maniera normale, il segnale che ha terminato il processo e così via. Quindi c'è una macro per dato quell'intero che vi ritorna per dire qual è il valore di ritorno. Il valore di ritorno, vi ricordo, è un byte, da 0 a 255. Wait PID, potete aspettare un PID specifico. Se mettete meno 1 aspettate qualsiasi, allora dice come quello sopra, no, perché ci sono le opzioni in più. Anche la wait, se volete, è obsoleta. I nuovi sistemi non implementano la wait come system call, perché la wait è equivalente alla wait PID meno 1, l'argomento 0. La wait è bloccante. La wait normalmente è bloccante perché
perché attende, lo dice la parola, la terminazione di un figlio. Può non essere bloccante se c'è già un figlio che al momento della chiamata era terminato. Se per caso uno chiama la wait e non aveva figli, e allora dice torna un errore. Oppure per la wait PID c'è un'opzione per dire ritorni immediatamente se non ci sono figli che sono terminati. Status è un intero, non tanti terminati status, ma questa informazione. Ecco, vedete, ci sono le macro, quello che avete messo un intero che vi è stato riempito dalla wait, con queste macro potete sapere se la terminazione era normale o anormale, l'ex status e se l'altro è stato terminato in modo normale, e c'è anche la possibilità, penso che sia qui, ecco, di sapere qual è stato il segnale che l'ha terminato. I segnali, anche quelli hanno dei numeri. Voi penso che conosciate il segnale 9, infatti è tipico che quando si usa i sistemi Unix usare il kill meno 9 per un processo per terminarlo. Well, kill in realtà, lo vedremo quando studiamo i segnali, non è la system call per uccidere un processo, ma è la system call per mandare un segnale a un processo che lo può uccidere o meno, a seconda se il segnale viene gestito o no. Il 9 è l'unico non gestibile. Il 9 provoca la terminazione del processo, ma anche il 15 determina la terminazione del processo, ma il 15 può essere gestito dal processo, cioè 15 vuol dire per cortesia muori. Il 9 è muori. E in questi due casi, se il processo poi con 9 muore di certo, con 15 si lascia convincere, troverete nell'ex status 15 o 9 in questo, nel term sig. Core dump. Professore, sì. La differenza tra kill e killall? Killall è un comando che cerca nella tabella, perché la kill, la system call, vuole il numero di un processo e manda un segnale. È stato fatto un comando che cerca nella tabella processi i processi che eseguono un determinato programma. Allora, se uno fa killall, non so, VI, manda quel segnale a tutti i processi che stanno eseguendo un VI. Quindi se uno fa killall meno 9 VI, uccide di botta tutti i VI esistenti nel sistema, ok? Però attenzione, questo non è system call. Dentro al programma troverete il codice della PS che cerca nella lista dei processi, poi ci sarà la ricerca di tutti gli eseguibili in esecuzione, quelli che fanno match con VI, e uno per uno dice ah, questo fa VI, gli manda il kill meno 9, questo fa VI, quindi è semplicemente un programma. La kill come system call vuole segnale processo, fine. Ok, i processi si possono anche fermare e fare partire. Anche un processo che si ferma cambia il suo stato, quindi un processo che si ferma manda la segnalazione al padre: mi sono fermato. Quindi non è terminato, è solo fermato. Direi che casomai la prossima volta la guardiamo. Niente, ci fermiamo qua.
e ci aggiorniamo a domani mattina alle 8:30, vi ricordo domani mattina alle 8:30 giornata di esercizi.